Seconda finale playoff in due anni, seconda finale stagionale dopo la Coppa Italia, quarta finale in due anni. Che dire, questa APU non si sa proprio accontentare. Con la vittoria in gara 3 delle semifinali playoff per 71-76, l'APU Old Well West Udine chiude la serie contro l'Umana Chiusi e adesso si prepara per il finale di stagione che si è meritata sul campo. Onore a Chiusi che, nonostante un avvio di partita shock con un parziale di 10-0 per i bianconeri, non ha mai smesso di lottare. Udine prova un secondo allungo con un parziale di 7-0, ma Chiusi reagisce ancora una volta con 5 punti consecutivi di Wilson per il meno 11, che risponde ai primi due canestri della partita di Lacey e fissa il punteggio sul risultato di 30-42 all'intervallo. Nel terzo quarto la musica cambia. I padroni di casa segnano 21 punti in 10 minuti e si portano prima sul meno 7 con le giocate di un ispirato Musso e le triple di Medford. Udine trova uno strepitoso Cappelletti che prima serve un assist per la tripla di Italiano e poi segna il canestro del nuovo più 12. La tripla di Giuri sembra spegnere le speranze dell'Umana, che invece reagisce grazie a Medford e 6 punti di Raffaelli per il meno 3. Il finale è rovente come in gara 2. La PU risponde colpo su colpo e sembra aver trovato l'allungo decisivo con un canestro importante di Lacey e il più 10 firmato Mussini. Ma usciti dal timeout, i padroni di casa si rifanno sotto, prima con Musso a cui risponde Giuri con la quarta tripla della serata, ma poi con Wilson, autore di 4 punti consecutivi per il 68-69. Medford riporta meno 2 ai suoi dopo i canestri di Lacey e Walters. È proprio il lungo americano di Udine a inchiodare in contropiede il canestro della vittoria dopo l'errore di Wilson da sotto canestro. Best scorer per Udine e Mussini con 16 punti a referto. In doppia cifra anche Cappelletti e Giuri, autori di una prova a 360 gradi. 15 punti, 8 rimbalzi e 5 assist il primo, 14 punti, 7 rimbalzi e 5 assist invece per il numero 21. Ancora doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi per Walters. Si ferma a quota 9 Lacey, 4 punti per Pellegrino, 3 per Italiano. Chiude a quota 2 Evelyn. In attesa di scoprire chi sarà l'avversaria di Udine, tra Verona e Pistoia, sono da segnarsi sul calendario le date di domenica 5 e martedì 7 giugno. Alle ore 20 al Palacarnera andranno in scena gara 1 e gara 2 delle finali playoff, un appuntamento a cui nessuno vorrà mancare per supportare i ragazzi, lo staff e la società verso un grande sogno.